Stop all'utilizzo di mascherine di protezione contro il Covid-19 nella giornata di oggi su tutti i mezzi di trasporto pubblici della penisola. Resta l'obbligo negli ospedali RSA. Revocare il finanziamento per il completamento della strada Fresilia e rinunciare ad un collegamento adeguato è necessario per rilanciare alcune zone del Molise. La tradizione del Teatro dei Burattini, cara al capoluogo, questa mattina è stata conferita la cittadinanza onoraria di Campobasso ad Adriano Ferraiolo, il re delle marionette. Ad Isernia, domani pomeriggio, da Piazza della Repubblica, si correrà l'edizione numero 18 della Cor Isernia, la gara podistica, adesioni in crescita e novità per quest'anno. Ben ritrovati a tutti con l'edizione del telegiornale di TLT. Ci sono novità dalla giornata di oggi, niente più mascherina sui mezzi pubblici di trasporto. Intanto sale lievemente l'indice dei nuovi contagi, ma ecco dove resterà l'obbligo. Andiamo a vedere. Da oggi cambiano le nuove regole per l'utilizzo delle mascherine in Italia. Addio ai dispositivi di tutti i mezzi pubblici di trasporto. Dal 1 ottobre non è più obbligatorio l'uso delle mascherine su bus, metropolitane, treni e traghetti. Resta però la necessità di indossarle nelle strutture sanitarie, come deciso dal Ministero della Salute, che ne ha prorogato l'obbligo per ospedali e RSA fino al 31 ottobre. Intanto risalgono incidenza dei contagi ed RT. Nell'ordinanza firmata lo scorso 29 settembre, il giorno che anticipa la scadenza della precedente ordinanza che avrebbe fatto decadere ogni obbligo, si legge che è ancora obbligatorio indossare le mascherine per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, comprese le strutture di ospitalità di lungo degenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice e le strutture riabilitative. L'arrivo dell'autunno, secondo i dati settimanali raccolti dall'Istituto Superiore di Sanità, coincide con l'incidenza dei contagi RT in salita. A livello nazionale, 325 casi ogni 100.000 abitanti contro i 215 della settimana dal 16 al 22 di settembre. Il 31 ottobre scadrà invece un'altra importante misura anti-Covid. Cessano infatti di avere effetto i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro, che tra le altre cose prevedono in alcuni casi la misurazione della temperatura all'entrata e l'uso delle mascherine al chiuso quando non sia possibile mantenere il distanziamento tra i lavoratori. Ed è arrivato in Molise il vaccino bivalente contro le varianti Omicron 4 e 5. Il siero è già disponibile nei centri vaccinali di ASREM e completa l'offerta a disposizione dei cittadini per prevenire il contagio da Covid-19. La vaccinazione bivalente è raccomandata in via prioritaria a coloro che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo, cosiddetta quarta dose. Per persone di 60 anni e più, operatori sanitari delle strutture residenziali per anziani, donne in gravidanza e persone a partire dai 12 anni con elevata fragilità motivata da patologie persistenti. Le sedi dove è disponibile il farmaco sono il Cardarelli di Campobasso, l'Auditorium ad Isernia, la Casa della Salute a Venafro, l'Ospedale Sant'Imoteo di Termoli, la Casa della Salute di Montenero di Bisaccia e l'Ambulatorio ASREM di Agnone. Revocare il finanziamento per il completamento della Fresilia e rinunciare ad un collegamento adeguato è necessario per rilanciare alcune zone interne del Molise. Ma andiamo all'intervista. Una decisione sbagliata, così viene percepita da molti molisani, quella adottata dalla Regione di annullare il finanziamento per completare il terzo lotto della Fresilia, la strada di collegamento con la Bifernina, l'opera che nelle volontà iniziali avrebbe dovuto contribuire al rilancio di numerose zone, oggi a forte rischio di spopolamento. Avevamo timore che l'epilogo potesse essere questo. E purtroppo questa cosa è avvenuta, pare che ci sia questa comunicazione alla provincia di Isernia di definanziamento dell'opera. Hanno perfettamente ragione, i consiglieri di opposizione, nel fare quello che hanno fatto, cioè di rimostrare, diciamo, di protestare vivamente contro questa decisione, perché la provincia di Isernia si era messa anche a disposizione per un
in un dato momento per risolvere la questione. Noi abbiamo sollecitato più volte che si prendessero, voglio dire, che se i tempi erano stretti si potessero anche accorciare, ma anche rimanendo stretti, se si poteva fare qualche cosa per scongiurare questo, diciamo, questo definanziamento. Purtroppo non è stato fatto niente, questi passi non ne sono stati fatti. Questo, diciamo, è tra virgolette la rabbia che viene a vedere un definanziamento del genere per un'opera strategica, riconosciuta da tutti strategica. C'è un territorio già mortificato per anni, da anni. Una parte del Medio Molise importante per questa regione, sempre bistrattata, parliamo proprio di quei comuni, Torella del Sannio, Bagnoli, Duronia, Molise, il confine con Frosolone, Casalciprano, Castropignano, una parte di territorio che è stata sempre bistrattata da tutte le amministrazioni che si sono succedute nella nostra regione. Questa non era una rivendicazione territoriale, noi abbiamo rivendicato l'utilità di questa arteria proprio perché è strategica per mettere in comunicazione, diciamo, la parte della Campania con la parte dell'Alto Molise e quindi anche uno sbocco verso l'Abruzzo. Temo, ahimè, che la tempistica depone a favore di chi la pensa male, perché questo definanziamento è arrivato ora, non è stato fatto prima e anche se minacciato, un'assenza di partecipazione alle nostre riunioni, ai nostri incontri giù proprio sulla Fresilia, alla piana alla Madonna del Piano tra Molise e Frosolone, con l'assenza vistosa di amministratori ma anche di pezzi della società produttiva di quel territorio. Non vorrei dar ragione a chi pensa male su questa tempistica che forse sì, con quei 40-50 milioni si potessero finanziare altre opere, seppur minore dei sindaci, seppur importanti, a danno della Fresilia. Ed è in arrivo per 11 comuni del Basso Molise un'altra settimana di acqua razionata. L'azienda Molise Acque ha infatti comunicato i lavori urgenti all'acquedotto Molisano Centrale da Liscione. Per i comuni di Guardia Alfiera, Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Termoli, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Guglionese e San Giacomo degli Schiavoni, nella settimana che andrà dal 3 al 9 ottobre ci sarà una riduzione o comunque una sospensione del flusso idrico in entrata. Il sottocapo della Marina Giuseppe Prete si è trovato al punto e al momento giusto per salvare una bambina a rischio di morte per via dell'annegamento. Il marinaio, impegnato nel servizio sui mezzi militari in mare della Capitaneria di Porto di Termoli, ha così raccontato la vicenda. Ma andiamo a vedere. Veramente fortunata una bambina di 6 anni che stava annegando in una piscina in un locale nei pressi di Taranto ad incontrare il suo salvatore, un uomo della Marina Militare, il sottocapo Giuseppe Prete, in quel momento in vacanza, che è però impegnato nella Capitaneria di Porto di Termoli nel servizio sulle imbarcazioni in mare. I fatti risalgono al 31 luglio. Io con la mia famiglia trascorrevo una giornata presso una struttura privata dove c'era una piscina per una ricorrenza e la mia attenzione è stata attirata intorno alle 14:30 da delle urla che arrivavano dalla zona adiacente dove c'era questa piscina. Quando mi sono avvicinato a bordo piscina era adagiato il corpo di una bambina di circa 6 anni in stato di incoscienza e c'era forte panico intorno alla bambina. Mi sono avvicinato e ho visto che nessuno sapeva cosa da farsi, erano tutti in forte stato di shock. Ho preso, diciamo, in pugno la situazione e ho avvisato di contattare subito il 118 e avvicinatomi alla bambina, rilevando che era incosciente, non respirava e non sentivo il battito, ho iniziato la manovra, diciamo, di rianimazione cardiopolmonare. E queste manovre sono durate per circa una decina di minuti, dopodiché la bambina ha ripreso a respirare, quindi io l'ho adagiata in posizione di sicurezza e ho atteso l'arrivo del 118. 118 che è arrivato dopo circa altri 5-10 minuti
È arrivata, ha misurato la saturazione della bambina, ha verificato che saturava 98, quindi le vie aeree erano disostruite, e l'ha trasportata presso l'ospedale più vicino, insomma. La bambina era in stato di incoscienza, si è risvegliata dopo circa un giorno e mezzo, e gradualmente il quadro clinico è andato migliorando fino a essere, diciamo, dimessa dal nosocomio senza alcun tipo di danno. E quindi sta bene. E fortunatamente, quasi miracolosamente, non ha riportato alcun tipo di danno. Il comportamento è stato elogiato anche dal suo comandante. Motivo di orgoglio per molte ragioni. Come suo comandante, sapere di avere personale ben addestrato che sa cosa fare e sa farlo bene, certamente dà una sicurezza nell'esercizio delle funzioni che non è indifferente. Sapere di avere personale così altruista da gettarsi senza nessuna remora in soccorso degli altri, anche in situazioni che sono estranee al servizio, anche questo sicuramente è un motivo di grande orgoglio, considerando anche poi che invece più in generale come ufficiale superiore del corpo, questi episodi come questo ci danno la consapevolezza che quello che stiamo facendo a livello di addestramento e di formazione del personale va nella strada giusta. L'amministrazione comunale informa che il Tribunale di Isernia ha respinto il ricorso d'urgenza promosso dalla AGI Mobilità, che gestisce il servizio dei parcheggi a pagamento, finalizzato ad ottenere l'adempimento di tutte le obbligazioni che, ad avviso della società, il Comune non avrebbe rispettato. Il giudice ha però ritenuto infondata la domanda della ricorrente per mancanza di requisiti di legge, dell'irreparabilità e l'imminenza del pregiudizio, avendo la società dedotto circostanze del tutto considerate generiche. Tale esito rappresenta un primo tassello giuridico importante in favore del Comune di Isernia per proseguire nell'iter che l'amministrazione comunale sta portando avanti. Domattina a Campobasso, in piazza Vittorio Emanuele II, per la giornata nazionale del sì alla donazione degli organi, tessuti e cellule, ci sarà un banchetto dell'Aido per sensibilizzare sull'importanza del gesto di solidarietà. Ma andiamo a vedere. Anche a Campobasso, come nelle maggiori città italiane, si celebra domani la giornata nazionale del sì alla donazione degli organi, un grande e significativo percorso di solidarietà che inizia nella dichiarazione della volontà di essere disponibili al gesto. Il banchetto dell'Aido sarà presente nella mattinata in piazza Vittorio Emanuele II, dove sarà anche possibile offrire un piccolo sostegno acquistando un pacco di caffè. La giornata nazionale dell'associazione, quindi tutte le piazze d'Italia saranno interessate dalla nostra presenza. Una giornata simbolica, ma anche molto significativa sul piano appunto della donazione. Una sorta di focus sul tema della donazione degli organi. Saremo in piazza davanti al Corso Vittorio Emanuele, dove illustreremo i temi della solidarietà, come è possibile avvicinarsi alla nostra associazione e soprattutto come manifestare il proprio assenso alla volontà di donazione degli organi. E poi anche avremo una possibilità, ecco, di offrire ai nostri amici simpatizzanti un piccolo pensierino della società Illy, che è stata vicino alla nostra azienda, cioè alla nostra associazione, offrendo appunto un pacchettino di caffè. Sensibilizzare la popolazione al tema della donazione. Ci sono ancora tantissime persone in attesa di trapianti. Il Molise è una delle poche realtà in Italia che è ancora dipendente dal nazionale, nel senso che noi riceviamo organi, ma purtroppo ne doniamo pochissimi. Questa tendenza deve assolutamente cambiare, anche perché un tempo era così, negli anni 90 fino al 2000, così abbiamo avuto tantissime donazioni, tantissime persone che hanno provveduto così con un gesto nobile di dare la possibilità ad altri di vivere un mondo e una vita diversa. Abbiamo ripreso un tavolo di confronto con la sanità locale. Siamo molto fiduciosi di ciò, le promesse sono state tante, bisogna sensibilizzare, ecco, anche la classe medica, evidentemente, perché poi tocca a loro l'onere e l'onore, ecco, di affrontare poi direttamente il tema della donazione. La nostra associazione è libera e quindi a disposizione di chiunque voglia avvicinarsi, ma soprattutto ricordo ai ragazzi, ai nuovi giovani, alla nuova leva, che quando si recano in comune, qualunque esso sia, per richiedere la carta di identità elettronica, possono manifestare il loro assenso alla donazione. È un gesto importante di grandissima solidarietà e di valore umano.
Oggi e domani torna la campagna di Lega Ambiente Puliamo il Mondo, giunta quest'anno alla sua 30ª edizione, il più grande appuntamento di volontariato ambientale che vede coinvolti in Italia circa 350.000 volontari e 1.000 comuni. In Molise sono previsti eventi in 5 comuni: Pietracatello, Trivento, Montefalcone, Fossalto e Campobasso, quelli più attivi. Nel capoluogo, domani mattina dalle 9.30 al Bosco Faiete, l'evento vedrà la partecipazione della SEA Servizi Ambiente Campobasso, delle Guardie Ambientali e dei volontari della Croce Rossa e del Circolo Legambiente. Il cavaliere Adriano Ferraiolo questa mattina nella sala del Consiglio Comunale di Campobasso ha ricevuto la cittadinanza onoraria. Il merito del maestro nell'aver continuato il lavoro di famiglia, quello del Teatro dei Burattini. Ma vediamo. Il maestro Adriano Ferraiolo, cavaliere della Repubblica, ha il grande merito di aver continuato nei decenni a proporre il lavoro della sua famiglia, quello dell'allestimento degli spettacoli del Teatro dei Burattini. Una famiglia storica la sua, che ogni anno arriva a Campobasso, dove è accolta da ogni bambino e dai loro genitori per ridere e sorridere alle battute di Pulcinella e soci. Oggi il premio per la vicinanza alla città, che lo ringrazia con la cittadinanza onoraria, una scelta condivisa davvero da tutti. Questa è la 7ª cittadinanza onoraria che io ho questa mattina e posso dire è la più emozionante, perché Campobasso mi ha un po' adottato. E vengo qui, avevo 15 anni, adesso ne ho 78, quindi è una vita. Però prometto ai campobassani di non lasciare io così Campobasso, perché potrò andare avanti ancora per 6-7 anni, 10 anni, 20 anni, ma ci sono già i miei figli che sono già pronti a prendere la città di Campobasso. Campobasso no, vivrà sempre con i burattini. Quella è la mia soddisfazione, vedere anche i genitori, vedere i nonni venire qui. Qualcuno mi dice anche, Ferraiolo 60 anni fa veniva il burattinaio, veramente 60 anni fa ero io. Ma io sto parlando di 60 anni perché parecchi non mi danno l'età che ho. E dico, ero io, stavamo a Corso Bucci e ricordo, ero bambino quando papà mi portava dall'Adriatico e mi portava qui a Campobasso per la prima volta, passavamo per i paesini. E io vedevo in mezzo a questi paesini somari, pecore, mucche. Allora dicevo vicino a papà, papà, ma Armustadurtan, mi zii ciucci. E mio padre mi accarezzava e mi diceva, perché amava Campobasso di già, e diceva, ti farò vedere a papà che Campobasso è la città dei fiori. Voglio sperare che non mi stanno portando piano piano dall'altra parte, perché visto che sto avendo tante benemerenze, vado via con una grande soddisfazione, perché papà ci teneva molto a questa cosa. Io quando fui nominato Cavaliere della Repubblica, 15 anni fa, la prima cosa pensai a papà, che diceva sempre, chissà se mi faranno cavaliere. Purtroppo a lui non l'hanno fatto, ma io ce l'avevo a fianco. Come ogni domenica del mese, domani sarà possibile accedere in modo del tutto gratuito in ogni luogo della cultura statale della regione. Con l'iniziativa Domenica al Museo, il Ministero della Cultura intende favorire l'accesso a monumenti, musei, gallerie, parchi e giardini. Ci si potrà quindi recare nel Castello Angioino di Civita Campomarano, il Museo Sannitico di Campobasso, il Museo di Palazzo Pistilli, il Paleolitico di Isernia, il Castello Pandone ed altri luoghi artistici che il Molise racchiude. Ma andiamo invece adesso a vedere le previsioni del meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori, e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Cielo sereno oggi su Molise e Abruzzo, possibili rovesci nella zona dell'Alto Molise nel corso della giornata,
Le temperature sono comprese fra la minima di 11 gradi a Campobasso e la massima di 22 gradi ad Isernia. In Abruzzo si registra una minima di 10 gradi all'Aquila e una massima di 23 gradi a Chieti. Domattina sole sulle due regioni, flessione dei valori massimi. Il mare Adriatico si presenterà mosso, venti da deboli a moderati occidentali. TLT in rete, vivi con noi le emozioni dei campionati di Serie D eccellenza e promozione. Risultati contributi dai campi e interviste ai protagonisti. TLT in rete, ogni domenica, dopo le 22 e in replica il lunedì alle 15.30. Con gli ultimi innesti in squadra, il Campobasso 1919 punta alla vittoria del torneo di eccellenza. Presidente, obiettivo principale è tornare subito in Serie D, costruire qualcosa di solido e importante a livello societario innanzitutto per il prossimo anno e poi magari a lungo termine tornare tra i professionisti. È così il suo pensiero e quello dei suoi collaboratori? Assolutamente, inutile nasconderlo, abbiamo fatto questo investimento per scappare via da questa categoria appena possibile, poi però dobbiamo farlo con umiltà, perché non è mai scontato. Abbiamo controcorrenti tipo Isernia, Alto Casertana che non sono di passaggio, direi, e quindi però con massima umiltà, massima determinazione, stiamo investendo così per vincere subito e stiamo già pensando a programmarci per un futuro ben più ambizioso, incominciando l'anno prossimo, sì. In conferenza stampa avete parlato voi dirigenti di trasparenza, cosa vuol dire? No, trasparenza vuol dire una serietà, una professionalità da noi dimostrata nei confronti dei tifosi, quindi se le cose vanno bene ce ne parleremo, se le cose vanno male ce ne parleremo, tutti insieme, uniti, e possiamo superare ogni ostacolo che naturalmente ci aspetta davanti, perché in ogni progetto ci sono degli alti e ci sono dei bassi, e poi se lo affronteremo con massima trasparenza, serietà e unità tra società e piazza, tifosi, e penso che non ci siano limiti, possiamo arrivare veramente in alto. A proposito di arrivare in alto, quindi tra i professionisti, magari fra qualche anno, non certo nell'immediato, la società, voi vi volete circondare di soci, di sponsor anche fuori dall'Italia, in campo internazionale? Certo, allora la regione Molise ha una popolazione, un popolo all'estero molto più importante, specialmente da dove viviamo noi, in America, Canada, New York, Toronto, Montreal, e quindi esporteremo il Campobasso, il marchio del Campobasso all'estero, e lo so che non è una cosa facile ripartendo dall'eccellenza, ma pian piano con un progetto serio, con una programmazione di innovazione, e penso che anche loro sposeranno questo progetto, e abbiamo già parlato con imprenditori ben più importanti che hanno la molisanità è una cosa bella, e tutti i molisani all'estero hanno un orgoglio di essere molisani, come secondo me come nessun altro, e quindi questo progetto sarà mirato a coinvolgere anche loro in questa avventura. Presidente, un'ultima domanda, cosa rispondere ai numerosi centinaia di tifosi, circa 700, che nella precedente società avevano inoltrato la richiesta e pagato l'abbonamento per la stagione in Lega Pro, poi sappiamo tutti com'è andata? Allora direi che sentirò il loro dolore, che sentirò la loro rabbia, chiederò una consapevolezza che noi non c'entravamo nulla con questa cosa, però sono loro i tifosi, quindi
tocca a noi fare qualcosa per io penso che questa diventa anche una nostra responsabilità, e così faremo qualcosa per farli contenti. E stiamo già valutando qualche opzione. Naturalmente stiamo facendo un sacrificio importante ad un livello economico, non è che possiamo buttare via tutti questi soldi a tutti quanti, però io ho già in mente qualche idea e nei prossimi giorni penso che comunicheremo qualcosa che anche alla piazza si accontenterà. Sul parquet di Cagliari in questo fine settimana si svolgeranno tutti gli incontri della prima giornata del torneo di A1 di pallacanestro femminile. La Magnolia scenderà in campo domani alle 16 contro Lucca. Mimmo Sabatelli, vigilia di campionato, il terzo consecutivo in A1. Le impressioni dall'inizio della preparazione ad oggi da parte delle sue ragazze? Molto è cambiato, sono arrivate altre straniere per innalzare l'asticella. Ma l'obiettivo è quello, è normale che c'è da lavorare, perché quando si cambia tanto poi bisogna amalgamare la squadra. Veniamo da una stagione passata dove veramente abbiamo fatto qualcosa di incredibile, quindi ripetersi sarebbe già un grandissimo obiettivo. Noi proveremo a alzare l'asticella, ma sappiamo che il livello di tutto il campionato si è alzato e quindi sarà difficile giocare con chiunque in qualsiasi campo, e quindi saranno tante battaglie. Schio, Venezia, Bologna potrebbero essere le solite indiziate al tricolore 2022-2023. Sì, sicuramente, io credo che già l'ha dimostrato Schio nella finale di Supercoppa, dove addirittura ha avuto un divario di 40 punti con Bologna, ma queste sono inizio campionato, quindi io credo che Schio, Bologna e Venezia sicuramente hanno squadre che possono lottare per il risultato della vittoria del campionato. Le altre proveranno a fare il loro meglio, ma credo che sicuramente loro tre sono le più probabili alla vittoria dello scudetto. Dove e come si inserisce la pallacanestro femminile italiana in ambito continentale? Dove può arrivare? Ma io credo che il movimento stia crescendo tanto e di questo dobbiamo essere contenti. Noi siamo nel movimento femminile da 5 anni, però devo dire che da quando siamo arrivati a oggi sono stati fatti tanti passi in avanti, c'è tanta attenzione sul mondo femminile, e questo ci fa piacere perché vuol dire che siamo entrati nel momento giusto. Noi da parte nostra proveremo ad alzare il livello di attenzione. Sicuramente al sud lo stiamo facendo, perché diciamo che siamo la squadra in A1, l'unica squadra del sud, quindi questo ci rende orgogliosi, ma speriamo che anche altre società possano arrivare presto insieme a noi in A1. Lei è tecnico oramai della Magnolia da lungo corso, è un progetto solido che può mantenersi anche nel futuro? Ma noi lo stiamo facendo, l'attenzione della società è altissima, proprio perché non vogliamo fare passi più grandi che poi ci possono far trovare in difficoltà, e proprio per questo abbiamo scelto, ho chiesto alla società, sicuramente abbiamo qualche giocatrice non con un nome importante come Reshanda Gray, ma giocatrici nuove, proprio perché poi ho chiesto alla società di alzare il livello anche del settore giovanile. Quest'anno in foresteria ne abbiamo 10, abbiamo preso dei talenti attenzionati nella nazionale italiana e non solo italiana, anche colombiana, quindi voglio dire, quella è la base per poter fare un progetto alla lunga e per poter pensare di tenere questo livello per tanti anni. Sport, socialità, festa ad Isernia domani pomeriggio da Piazza della Repubblica si correrà l'edizione numero 18 della Corrisernia. Adesioni sempre più in crescita. Agostino Caputo torna alla Corrisernia, una gara che diventa maggiorenne, 18 anni di grandi successi. Sì, siamo arrivati alla 18ª edizione, quest'anno ci siamo fatti un bel regalo, come abbiamo detto nei giorni precedenti, la novità in assoluto più importante è il Miglio delle Donne, una gara a invito che il nostro direttore tecnico Luciano Tipardo ha organizzato, a quale parteciperanno 12 donne circa, di livello assolutamente nazionale ed internazionale.
due nomi su tutti, abbiamo Gaia Sabatini e Federica Del Buono. Quindi questo si sarà, ecco, quest'altro evento molto importante. A seguire ci sarà la solita americana che ormai facciamo da tantissimi anni, con 25 atleti tutti di ottimissimo livello, che parteciperanno al terzo momento. La Corisernia si divide in tre momenti, quindi noi cerchiamo di coniugare un po' tutto il sociale con lo sport. Quindi cominceremo alle 16 in piazza della stazione con la gara competitiva di 9 km alla quale parteciperanno circa 200 atleti a livello amatoriale di società molisane ex regionali, insieme alla non competitiva di 3 km e alla corsa a 6 zampe. Questo è il primo momento. Il secondo momento è dato dall'evento più numeroso in assoluto, che è Corre la Scuola. Quest'anno stiamo raggiungendo dei numeri veramente alti, si parla già di 1200 iscritti tra genitori, insegnanti e bambini, quindi veramente un evento che ormai coinvolge tutta la città, e ringrazio i dirigenti scolastici che ci danno l'opportunità, ecco, di andare e parlare con i genitori e con i ragazzi. Entrambe in trasferta le molisane Termoli e Vasto Girardi nel quinto turno dell'Interregionale, ma vediamo gli incontri in programma domani sui campi del Girone F alle ore 15. Calcio di Serie D, quinta giornata, Avezzano Vastese, Chieti Cinzia Albalonga, Pineto Senigallia, Porto d'Ascoli Alma Fano, Roma City Termoli, San Nicolò Notaresco Monte Giorgio, Team Nuova Florida San Benedettese, Tolentino Vasto Girardi, Trastevere Matese. La classifica: Avezzano in testa a 9 punti, Tolentino Alma Fano e Porto d'Ascoli 8, Trastevere San Benedettese Vasto Girardi e Senigallia 7 punti, Cinzia Albalonga e Chieti a 6, Vastese Pineto San Nicolò Notaresco 5 punti, Team Nuova Florida 4, Monte Giorgio 3, chiudono ad un punto Termoli, Matese e Roma City. Nel turno precedente del calcio di Serie D a San Benedetto del Tronto e Rossoblù, padroni di casa, non sono andati oltre il pari contro un temibile San Nicolò Notaresco. Ma andiamo al contributo. Termina 1-1 una gara molto combattuta tra San Benedettese e Notaresco, con gli ospiti che hanno giocato senza timore reverenziale contro i più quotati avversari. Al primo affondo, al quinto, il Notaresco passa, azione d'angolo, breve batti e ribatti e conclusione vincente a centro area di Cantarini per lo 0-1. La Samb non riesce a reagire come vorrebbe, il Notaresco si chiude bene e all'ottavo la difesa fa muro davanti alla porta su una conclusione ravvicinata ma fiacca di Cardella. Al sedicesimo Proia ruba palla a centrocampo e avanza fino al limite prima di cadere a terra chiedendo un intervento arbitrale che però non arriva. E comunque il preludio al pareggio che arriva un minuto più tardi, cross dalla tre quarti di Viscardi e incornata vincente all'incrocio di Cardella per l'1-1. Il Notaresco non demorde, regge bene e ha anzi un altro paio di occasioni a metà frazione al 26esimo con Migliorini che prolunga di testa una punizione di Gelsi sfiorando l'autogol. Al 28esimo poi è Manari a inarcarsi sulla sinistra sfiorando il palo opposto con un bel tiro a giro. Nella ripresa la Samb riparte meglio anche se il Notaresco chiude bene gli spazi. Al terzo ci prova Cardella con una punizione dei 25 metri ben respinta da Sciba. Poi al 22esimo sugli sviluppi di una punizione il colpo di testa di Maute è alto. Nell'ultima parte di gara il protagonista è il portiere notareschino Sciba. Al 29esimo respinge in angolo una sassata dai 25 metri di Cardella e al 33esimo è ancora lo stesso attaccante a provarci con un colpo di testa ravvicinato trovando il miracolo dell'estremo ospite. Quarta giornata nel calcio regionale di eccellenza e promozione, le gare sono previste in questo fine settimana. Quarta giornata nel calcio di eccellenza, Venafro Turris, Aurora Alto Casertano Olimpia Agnonese, Aurora Ururi Pietra Monte Corvino, Virtus Gioiese Gamba Tesa, Campobasso 1919 Sesto Campano, Campomarino Castel di Sangro, Isernia San Leucio Boiano, Guglionesi Campo di Pietra. Campobasso 1919 in vetta a 9 punti, Aurora Alto Casertano e Virtus Gioiese a 7, Isernia San Leucio e Guglionesi 6 punti, Turris e Campomarino e Venafro e Boiano a 4, Sesto Campano Aurora Ururi 3 punti,
Pietramonte Corvino 2, Castel di Sangro e Olimpia Agnonese 1 punto, chiudono Gamba Tesa 0 e Campo di Pietra meno 1. Quarta giornata anche nel calcio di promozione, Baranello Esernia, Don Chissagnone Altilia Samnium, Termoli 2016 Fortore, Vairano Ripali Mosani, Montenero Rocca Ravindola, Cliternina Spinete, Petacciato Juvenes Campobasso, Trivento Atletico San Pietro in Valle. Fortore 9 punti, Spinete 7, Don Chissagnone, Juvenes, Cliternina ed Esernia 6 punti, Termoli 2016 5, San Pietro in Valle, Trivento, Vairano, Baranello e Ripali Mosani a 4, Montenero 3 punti, ancora 0, Rocca Ravindola, Altilia, Samnium e Petacciato. Parliamo adesso del calcio a 5 nazionale di A2 che giunge alla seconda giornata di andata. Il Cusco Molise sarà impegnato in casa oggi alle 16 opposto alla Lazio. Calcio a 5 di A2, seconda giornata, Ecositi Genzano Active Viterbo, Aversa Italpol Roma, Eur Lido di Ostia, Modena Futsal Città di Massa, Cusco Molise Lazio, Prato Roma, Futsal Cesena Mantova, riposa lo Sporting Roma. Sporting Roma, Lido di Ostia, Eure, Modena 3 punti, Cusco Molise, Mantova, Futsal Cesena, Italpol Roma, Ecositi, Genzano e Lazio ad 1 punto, Prato, Active Viterbo, Aversa e Città di Massa a 0. Domani mattina nel capoluogo di regione la società sportiva Cus Molise e quella di pattinaggio Campobasso saranno presenti per festeggiare i 100 anni della Federazione Italiana Sport Rotellistici, una manifestazione a carattere nazionale che si svolgerà attraverso giochi e attività promozionali alla disciplina, appuntamento per i partecipanti alle 9.30 lungo Viale Elena. E con questa notizia è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale di TLT. Io come sempre vi ringrazio e vi lascio alla nostra programmazione. Arrivederci.